Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jump ragazzi, per andare a provare assieme il nuovo Goku Gohan LR Tech Free to Play dalle Super Battle Road ragazzi. Appena saranno attive sarà possibile prenderlo, le missioni saranno probabilmente le solite, si battono tutte quelle pari, tutte quelle dispari, tutte le Super Battle Road più 20 volte ragazzi, probabilmente saranno sempre quelle. Però ragazzi abbiamo qua la carta leader Goku Family, chi più 4, ci sta per l'amor di Dio, HP Attack and Def 120, è un baby lead Goku Family, ci può stare. Le due special, carina soprattutto la 12, la 12 che è un Chaos Colossal Damage e abbiamo un Seal ragazzi, buona. La 18 invece ha un Raises Def all'infinito del 25% o 30% al massimo e in più abbiamo Mega Colossal Damage ragazzi. Queste sono le due special. Poi passiamo alla passiva, ora diventa un po' più divertente. È un LR abbastanza difensiva ma riesce a fare anche tanto attacco. Bisognerebbe giocare la terza. Però in questo showcase non lo faremo. La voglio vedere un attimino giocata nelle prime due posizioni in turno, voglio vedere cosa riesce ad offrire, no? L'avete portata a full ability, voglio vedere cosa riesce a fare, ok? Però di base si dovrebbe giocare ultima in turnazione a girare. Perché abbiamo un def 59% di base, attacco 59% quando si lancia la special e un ulteriore attacco 58% quando si lancia la 18 key. L'attacco c'è ragazzi. Se buffata soprattutto fa un bel po' di danno. Dopodiché però se sta terza, e qua è la parte importante, se sta terza ottiene chi più 5 e a fine turno ottiene un recover dell'8% degli HP del team ragazzi. Quindi ci sta per l'amor di Dio, non è la passiva più sbroccata, però è una buona LR alla fine dei conti e un artwork veramente figo. I link ovviamente ragazzi sono come sempre, livello 10 tutti, andiamo a provarlo in un Goku Family in turnazione con Goku Super Saiyan, quello STR ragazzi. Finché non è Super Saiyan gli linka abbastanza bene, non ha i link migliori del gioco. Diciamo che abbiamo quei link un attimo di Goku base, quindi abbiamo l'In The Family, quelle cose lì. Goku base STR, diciamo che li linka bene per questo showcase, ci basta avanza. Però questa è la situazione, ok? Stando terzo riceviamo anche abbastanza ki qua, ne riceviamo altre 5 stando terzo, quindi in 18 ci può andare. Stando nei primi due slot, un po' meno. E come detto, comunque non è che li linka proprio perfettamente, ok? Questa è la parte ovviamente brutta nell'R free to play, dalle road soprattutto, no? Sono quelle LR che non vanno a linkare alla perfezione, peccato più che altro. Però prima di continuare ragazzi, io mi sono dimenticato di chiedervi almeno 1000 like per questo video. Ovviamente se siete nuovi sul canale considerate ovviamente l'iscrizione ragazzi. Vediamo un pochino cosa riesce a fare no buffer in 12 key. Vorrei tirare le 18 key ma sarà un po' complicato. Se non sta terza è complicato, ok? Quello capiamoci com'è la carta, ok? 1.7, ok, no buffer. 12. Va bene, la special è bella. La special è figa. La special è veramente figa, ok. Vabbè che però, per ora non l'abbiamo vista con... l'abbiamo vista senza buffer. C'è solo un buffer, quindi è il Gohan STR, basta avanza. Diciamo che lo proviamo un po' nelle situazioni così in generale. Però con buffer riesce a fare tanta roba probabilmente. Perché se va in 18 ha un ulteriore attacco... Probabilmente si stacca dall'attacco principale, quindi il 59%, quindi effettivamente va a prendere un bel po' d'attacco. Il Gohan andato ad Eza credo che sia migliore dalle road come danno, ok? Però questo Goku, bene male un po' di danno lo può fare. Vediamo un attimino, allora, facciamo in questo modo. Sì, non voglio solo shottare, Abbiamo anche tante orb tech, buono. Andiamo in 18 qua, perfetto. Una 18 la vediamo, almeno per questo video. Ovviamente però perdiamo... Sì, ok, tanto essendo al lancio questo numero non ce ne frega. Perdiamo un bel po' della sua utilità giocandolo in turno, ok? Non va giocato in turno, ragazzi, va giocato terzo. Aiuta il team in quel modo. E soprattutto aiuta bene il team perché comunque si dà il key in quel modo. 4 milioni, ok. Buon danno. Kamamama Zenko. Ci sta sta special, carina.
Carina da Dio. Carina anche il danno. Carino il danno. 4 milioni, ok. Non credo che lo vedremo più alto di così, però alla fine dei conti. Consideriamo che stacca def all'infinito. Può oscillare. Stando ultimo, non abbiamo visto la def, dopo la guardiamo. Non l'abbiamo vista, scusate. Però, oddio, dovrebbe... Bene o male, senza troppi problemi, ok, dovrebbe tranquillamente arrivare oltre i 300.000 def, considerando nell'R. Ora, le stazza full ability, fatemi vedere prima di questo turno. 12.000, ok, però è un po'... è alto, 12.000 def. Ok, qualcosina potrebbe farlo full ability. Un po' di def, però dobbiamo tirare le 18, quella è la parte, no? Ok che c'ha def fin da subito, però... Ok, non è tantissima. È comunque un LR free to play, quindi... Va bene, non è tantissima, però vediamo quanto la spingiamo. Il problema è quello, però, come ho detto, lanciarle 18. Lanciarle 18 sarà complicato quando non c'è il buffer. Ho messo pan anche apposta, più che altro. Ho messo pan perché ci crea le orb, quindi siamo a posto in quel modo. Vediamo un pochino. Difensivamente no buffer, 116.000. Ne deve tirare di 18, però. Quello forse potrebbe essere un grande problema. Un grande problema potrebbe essere. Qua non è buffata, però la 18 la tiriamo. Vediamo quanto danno fa anche no buffer. Comunque i link almeno sono un po' attivi, la maggior parte, non tutti, però. Ragazzi, ho attivato almeno i link di key, perché è quello l'importante, no? Non giocando la terza, è importante avere il link di key. Shocking Speed è l'unica che ha. Lo attiviamo, almeno quello. Perché sennò è impossibile veramente. È impossibile veramente andare in 18. Diciamo che ha gli stessi problemi di Goku e l'R-Tech. In realtà, 3 milioni e 3 no buffer, ok. Intanto si sta boostando la difesa. Va bene, no, ma sinceramente... Impressionato abbastanza da questa LR, ragazzi, per ora. È un buon reward. Difficile da giocare, però è un buon reward alla fine dei conti. Un po' di danni li fa. Ora... Tenendo la terza sarebbe meglio, sempre considerando quella cosa. Però anche in turno ci può stare, eh. Suo scopo sarebbe quello di stare terzo, refillare gli HP, tirare una 12 e esilare, ok? Quello è il suo scopo di media, ok? Diciamo però, se la giochiamo in turno, gli riusciamo ad offrire un po' di supporto e tutto. Se la riesce a gestire, non come Goku LR Tech nuovo, quello Eza. Ha un Eza però, è un LR con Eza, quello lì... un po' più alti, no? È come l'R free to play. Al momento è la migliore l'R free to play quella. Questa però è buona alla fine dei conti. Poco da lamentarsi alla fine. È un premio. Finite le Super Battle Road ve la danno come premio, quindi... Yeah, va bene. Alla fine dei conti è comunque... Bella la carta in generale, non mi sto a lamentare. Alla fine non l'ho mai usata, yeah. Cioè, ragazzi, tranne Goku Int in certe occasioni... Non è che si vanno ad usare veramente, veramente tanto queste carte alla fine dei conti. Anche il Gohan è un po' difficile da giocare, però sono belle da avere. Difesa? 143. Ne deve tirare tante per arrivare a 300.000 def. Quello da considerare, ne deve tirare veramente tante per arrivare a 300.000 def. Però dai, finché abbiamo un po' di orbe riusciamo comunque ad andare in special tranquillamente. Vero problema, no? Vabbè, al momento se la dovrebbe tankare, i pugni tanca tranquillamente. Ok, buono. Aumentiamo ancora la def. 2 milioni e 6, va bene. Non è un danno eccezionale al momento, però. Ricordatevi, andrebbero giocati i buffer. Però alla fine dei conti, ora che ci stavo pensando, è anche un'ottima lead Goku Family, se si vuole giocare certa roba. Come Goku Super Central R, ok, non darà tantissime stats, perché è un 120. Però è un 4 key. Quindi alla fin fine ci sta anche come lead. È un 4 key. Sempre buono 4 key per certe cose. Volete usare Goku Super Saiyan 3 Tech ora? È meglio giocarlo sotto lead 4 key. Molto meglio. Ok, perfetto. Abbiamo anche Pan. Porca Eva, questo turno è bello. questo turno è bello staccato. Questo turno è bello staccato, ragazzi. Fa danni, eh. Le tech le voglio tenere per dopo. Sempre che non l'abbiamo shottato, perché comunque c'è Pan. Sono tanti danni qua, Sono tanti danni qua con Pan. Se non shottiamo abbiamo quelle orb tech da vedere un'altra special, ragazzi. Poi comunque credo di chiudere qua il video, ormai l'abbiamo visto. Non arriverà facilmente a 300.000 def.
Però comunque andare sopra i 100.000 basta avanza. Ricordiamoci, le altre due non è che hanno tutta sta grandezza alla fine dei conti. Ciao Goku, vero che lo shotti ora perché tiro un crit, lo sappiamo. Volevo vedere un altro. Non serviva nemmeno il crit, è diverso, non serviva nemmeno. Ok, vediamo un attimino l'ultimo turno, ragazzi. Abbiamo anche di nuovo il buffer. Questo l'abbiamo visto solo due volte, una roba del genere, quindi. Non l'ho mai mostrato, però questi comunque sono i link che attiviamo, ok? Sono abbastanza. 202 con il buffer, ok. 202.000 def. Ok. Abbastanza come def. Qua vedremo anche, vabbè, non, prima avevamo tirato una 24, qua no, vedremo meno di 4 milioni. Però come danno è solida, difensivamente non troppo, ma abbastanza. Quindi da quel lato ci sta. L'unica cosa forse è la poca giocabilità. O essere costretti soprattutto a giocare la terza per riuscire a fare la 18 soprattutto. Senza avere troppi problemi. 3-8, va bene. Sì, danno massimo quei 4 milioni si fanno. Alla fine dei conti, sono abbastanza felice per questo reward delle road. È anche bella da avere. Alla fine è un bel artwork e tutto, quindi non ci si lamenta di ste carte, è solo un reward, ok? Non è che dovete pullare per averla, quindi è sempre lì, no, ragazzi? Finché è free, ci sta a essere meno critici del dovuto. È gratis, ok? Ovvio, alcune di queste sono difficili da giocare, però, ragazzi, alla fine dei conti si gioca abbastanza bene. L'abbiamo visto, un po' di difesa ce l'ha, il danno ce l'ha, non troppo, ma ce l'ha. L'unico problema sarebbe giocare la terza, ok? Quello, dovete giocare la terza, non come me per questo showcase, prima o seconda posizione. La terza che riesce a tirare tranquillamente le 18, riesce comunque ad andare almeno in 12 tranquillamente, quindi riesce a sillare. Alla fine ci sta, ragazzi. Direi, per questo showcase, finiamo qua. Anche perché non è che c'è molto altro da vedere, un po' tutte le situazioni le abbiamo viste. Ragazzi, ovviamente, io vi ricordo che alle 5 esce un nuovo video. Parliamo un po' di virus fisico, ragazzi. Lo andiamo a provare. Ovviamente, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate quei 1000 like, ragazzi. Ovviamente, se siete nuovi sul canale, considerate anche l'iscrizione. Io vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook, Instagram e Twitter. Tutti i link li trovate sotto in descrizione. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.